È stato presentato il concorso letterario dedicato al giudice Antonio Lucisano. L'idea è nata quasi un anno fa, quando il magistrato originario di Verzino è venuto a mancare, poiché colpito da un brutto male. La famiglia chiese a parenti e amici, in occasione dei funerali, di non inviare fiori, ma di fare una donazione a Libera per finanziare un progetto culturale che si rivolgesse ai giovani del territorio crotonese in nome della legalità. Il risultato di questo gesto nobile è il premio letterario intitolato al giudice Lucisano, che si rivolge agli studenti, i quali possono concorrere con manoscritti di vario tipo. I tre lavori migliori parteciperanno ai campi estivi di Libera la prossima estate. I ragazzi hanno voglia di cambiare, hanno voglia di una società più giusta e hanno voglia di non dover più sottostare al ricatto di criminali e delinquenti che impediscono anche al nostro territorio di crescere. Un'ultima domanda, come mai il pensiero è giunto al giudice Lucisano? Perché il giudice Lucisano è un nostro concittadino, in qualche modo è di Verzino, della nostra provincia, ha lavorato tanto tempo in questo tribunale, ha fatto all'epoca dei processi che oggi forse sono più scontati, ma quando era lui presidente, quando lui era a capo appunto della Camera Penale era molto più complicato, e comunque nonostante questo ha svolto il suo lavoro fino in fondo senza mai arretrare. Il concorso è stato presentato al Tribunale di Crotone in un'aula che il giudice Lucisano conosceva bene, poiché teatro di tanti processi durante la permanenza nel Palazzo di Giustizia crotonese. Presenti alla presentazione dell'iniziativa anche la famiglia del magistrato. Questo è il ricordo della figlia Francesca. Mio padre era innanzitutto un uomo del sud e quindi mi fa piacere che oggi possa essere ricordato in questa terra dove ha speso tanti anni della sua vita lavorando intensamente per fare insomma il suo mestiere alla fine senza sensazionalismi, ma in maniera rigorosa e diciamo sempre attenta a quello che poi a quello che era il peso delle sue azioni come magistrato, perché ha sempre ricordato che dietro ai processi, dietro alle carte, dietro ai documenti c'erano le persone, quindi questo è un po' la cifra del suo operato.